Ben arrivato, impavido marinaio. Il cammino che hai percorso ti ha condotto fino alla ricompensa più ambita dei sette mari. Ce l'hai fatta. Il tesoro di Barbarossa adesso è nelle tue mani. Ma la nostra storia comincia molto prima di questo forziere. Correva l'anno del Signore 1585 e il Granducato di Toscana era impegnato con ogni forza disponibile nella lotta contro una terribile minaccia proveniente dal mare, quella dei pirati. Questa che stai per apprendere è la storia della potente spada Paradù, un racconto di amore e di terrore che ha reso leggendaria questa lama capace di seminare morte, ma anche di donare la vita a chiunque la utilizzi per difendere il vero amore. Tecniche per attaccare un villaggio come quello di Donoratico, ma la ciurma di Barbarossa ne conosceva una infallibile. Erano sempre i corsari più giovani e avvenenti ad essere spediti in avanscoperta per verificare cosa quel porto avesse da offrire. Merci preziose, bestiame, terreni, oro, vino, donne. E come fare a scoprirlo se non imbucandosi ad una festa? Good people, give ear to me story. Pay attention and none of your lip.
for approach of five lads in their tent. Intendant have built us a ship. Whilst then there's habitation, it's a place whose are born and red. And as me final lads in the nation, and none of my gallantry. What have we got but the mist upon the river? Tell me what have we got but the noise inside the hole? Oh, what have we got but the onset of the weather? Where we work in horizontal rain and shiver in the cold. What have you got? What have you got? What have we got? You got nought. We've got nought else. What have you got? What have you got? What have we got? You got nought. We've got nought else. What have you got? But the singing and the cables. Oh, what do you got but the ringing in your ears? Oh, what do you got but the telling of the fables and the memories of the ships that we've been building donkey's years? What do you got? What do we got? Oh, what do you got? What do we got? We got nought. We got nought else. Oh, what do you got? What do we got? What do you got? What do we got? You got nought. We got nought else. Ah, you're gonna die of something. It's written in your fate. You may as well die of a Tuesday, but we'll be telling you late. What do you got? All you men, what's fit and able? What do you got? For the stranded on your neck. What do you got? When you're laid out on a table, the snapping of a cable when the ringing hits the deck. What do you got? With the loyalty of brothers. This union of the dock. What do you got? A bacon sandwich from your mother. Not a promise of another with the punching of the clock. What do you got? What do you got? You've got nought. We've got nought else. Oh, what do you got? What do you got? You've got nought. We've got nought else. What do you got? What do you got? You've got nought. We've got. His face in the morning, wizard stares back and greets him, the ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, or the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. The eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions. You created yourself and fall in love with someone when she loves someone else.
of snow on a winter's night. It glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. And where does that leave you? You self-styled man of vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night. It glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Lei è la bella Sibilla, figlia di un pescatore locale.
onde raccontano la sua leggenda e i venti cantano le sue storie. Barbarossa è un uomo che non conosce pietà, neanche verso il sangue del proprio sangue. Oltraggiato dal disonore di un figlio debole e traditore, affronta Oliviero a duello. Ha scelto di rinnegare per sempre la propria famiglia di pirati. Ha scelto l'amore. Non c'è posto per i deboli su questa nave. La potente spada Paradù, capace di seminare morte, ma anche di donare la vita a chiunque la utilizzi per difendere il vero amore. Thank you.
E vai con l'applauso, perché questo era il nostro Paradou Show! Ce la facciamo, Nicchino? Siete pronti? Oh! Ed è festa! Il nostro Paradou Show! L'ultimo spettacolo della settimana! Come bene tempo! Ciao, ciao, ciao! E adesso andiamo a presentare ognuno di loro, partendo da laggiù, Junior Club Chiara! Il nostro tutto fare, lui è il nostro Manuel! La nostra ballerina Simona! Suo spettacolo, attenzione, la nostra capo hostess Clarissa. E andiamo avanti con il cast artistico Michael. E torniamo al settore mini club, Giulia. La nostra Aleandra, responsabile mini club Giorgia. E continuiamo con il cast artistico, andiamo con Federica, il nostro ballerino Luca, la nostra ballerina Michela. E andiamo avanti con il nostro ballerino circense, lui è il nostro Stefano! E ora spostiamoci sul fitness, lui è il nostro Giovanni! Non era qua sul palco, ma era dietro nel backstage, alto alto, lui è il nostro Tommaso! E torniamo nella zona fitness con Victoria! Ringraziamo anche lassù il nostro tecnico sole luci Carmine! E lì col vestito, penso fucsia, non lo so, il mio daltonismo, viola, perfetto! Lei ha scritto la storia di questo spettacolo, fortissimo applauso per Francesca! Infine, colui che ha curato tutte le nostre coreografie, il nostro direttore artistico, Stefano Simbaco! E allora questo era il nostro spettacolo, il nostro ultimo spettacolo. Adesso finisce la nostra prima serata, ma aspetta, ma tutti hanno presentato te, però tu hai presentato noi, ma nessuno ha presentato te. Io. E allora lo presentiamo, il nostro mitico capo animazione, Alessandro! Grazie mille Giorgio, e soprattutto grazie mille a Unione. Stavo dicendo prima, apriranno le porte della nostra discoteca, ma non ci salutiamo senza la nostra...